in nome della patria e a difesa della fede. Furono 2 giorni di eventi. La sera vi fu una serata, un convegno sulle insorgenze trentine del 1800. Il dottor Gulisano Paolo intervenì sull'argomento le figure di Hofer, Lanz e Negrelli e presentò il suo libro Andrea Sofer, il tirolese che sfidò Napoleone. Mentre la più recente è stata l'anno scorso, il 14 febbraio, alle gallerie di Piedicastello. Era stata fatta una serata informativa sulla figura di Andrea Sofer in occasione dell'inaugurazione del giardino a Piedicastello, intitolato proprio ad Andreas. È autore di saggi su aspetti poco noti della storia europea, dall'Irlanda ed appunto alla Scozia, più altre moltissime pubblicazioni. Questa sera ci parlerà della Scozia, una terra in cerca di libertà. In Europa e nel mondo i movimenti indipendentisti sono molti, ne ricordo alcuni europei, sul Tirolo, Catalogna, Paesi Baschi, Bretagna, Scozia, Irlanda del Nord, Corsica, Occitania, eccetera. Oggi anche il Galles, dopo la Brexit, sta cominciando a chiedere l'indipendenza dal Regno Unito. Guardando la storia di molti movimenti indipendentisti, si possono trarre 3 aspetti principali che li legano. Il primo è che molti sono nati come movimenti violenti. Poi, in una seconda fase, questi movimenti si sono trasformati in movimenti politici, cioè hanno abbandonato la strada violenta per imboccare quella della democrazia. Il terzo punto è che nei luoghi dove questi partiti hanno avuto una grande crescita, e dove non hanno mai accettato di governare con altri partiti, ma sono sempre state all'opposizione finché non hanno raggiunto la maggioranza assoluta. Uno di questi paesi è proprio la Scozia. La Scottish National Party ha già chiesto ed ottenuto un primo referendum per l'indipendenza che si è svolto il 19 settembre del 2014. Il referendum ha visto la vittoria dei no col 55,30%. Il referendum non ha ottenuto la maggioranza per via anche del terrorismo di Stato perpetuato dal Regno Unito. Però bisogna riconoscere la grande democrazia che esiste nel Regno Unito. Questa ha concesso la possibilità di attuare il referendum. Non credo che in altri stati si possa pensare a questa possibilità. Ora il premier Nicola Sturgeon è tornata a sfidare Londra chiedendo un secondo voto. Ecco, ora passo la parola a Paolo per il suo intervento. Grazie. Bene, grazie. Ringrazio davvero di cuore il comandante e amico Enzo Testari per questo invito. Ringrazio davvero le compagnie degli Schützen del Tirol ed è davvero un piacere ritrovarsi in questa nostra serata. E mi fa piacere parlare di un tema come quello appunto della Scozia. Una delle terre, appunto, come citava prima, che cercano in Europa la libertà, quelle che ho citato, di cui appunto molte mi sono care, alcune cause sono davvero, come dire, difficili, sono perlomeno per adesso neanche indipendentiste, ma almeno autonomiste. Pensate all'interno di uno Stato centralizzatore come la Francia, le richieste di autonomia della Bretagna, ma anche della Corsica. Quindi, appunto, siamo partiti ricordando il mio libro su Andrea Sofra e la sua lotta appunto contro Napoleone, quindi contro colui che fu l'iniziatore, potremmo dire, della visione dello Stato centrale e centralizzatore, dominatore della vita delle comunità. Ecco, quindi ci sono in Europa diverse cause autonomiste ed indipendentiste. Alcune appunto sono solo allo stato di richiesta almeno di autonomia da un potere centrale, altre sono più avanti. Sono più avanti e sono veramente ormai a un passo dall'indipendenza. La Scozia è a un passo dall'indipendenza. Prima ho citato
il referendum del 2014, un referendum di cui poi magari parlerò un pochino più a lungo più avanti, un referendum che l'ha visto una sconfitta momentanea, ma naturalmente non definitiva. Un grande scrittore americano, John Steinbeck, famoso per i suoi romanzi e che aveva delle origini scozzesi, diceva: la causa della Scozia non è una causa persa, è una causa ancora non vinta. Una bellissima definizione che dà davvero anche grande dignità a chi si batte per cause giuste come quella appunto del diritto all'indipendenza, alla libertà. E direi che davvero queste parole sono per la Scozia, ma potrebbero essere per tutte quelle terre ancora non libere, ma che appunto sono delle cause non perse. Nessuna causa di queste è una causa persa, è una causa ancora non vinta. Ecco, allora andiamo a vedere un po' la storia della Scozia, come mai anche questa vicinanza ormai, prossimità al successo, come è avvenuta. Intanto diciamo che la Scozia è una terra antichissima e che per molto tempo ha conosciuto la libertà e l'indipendenza. Poi ha perso la libertà e l'indipendenza in cause e circostanze drammatiche e appunto da qualche tempo, da diverso tempo, da diversi anche decenni, sta cercando di recuperare quello che ha perso in condizioni drammatiche e violente in un modo pacifico, come appunto ricordava prima. Enzo è una di quelle cause, diciamo così, civili, che viene portata avanti un'istanza, una richiesta di libertà che viene portata avanti con mezzi civili. Allora, per questa nostra serata, per non annoiarvi soltanto con le mie parole, anzi magari confortarvi con qualche bella immagine, oltre all'immagine scelta come locandina dagli Schutzen, che è veramente una bella immagine, non l'abbiamo riprodotta adesso, ma è un po' di tecnica, ma veramente bella, con quello scozzese, con quel cappello tradizionale, quel cappello tradizionale degli Highlander. Andiamo però appunto con qualche bella immagine a entrare nella storia della Scozia. Paolo, scusa, mi Sì. dicono che si sente poco, magari se puoi avvicinare il microfono un po' di più. Il microfono è proprio beh, come vedete qui, non è il microfono del computer. Spero che adesso si senta. E adesso partiamo con le immagini. Ecco, si vedono? Sì, si vedono. Ok. Allora comincio appunto a raccontarvi della Scozia. Appunto, questa terra in cerca di libertà, questa terra posta agli estremi confini d'Europa, questa terra che si apre anche su mari, su oceani, sul mare del Nord, sull'Oceano Atlantico. Quindi una terra anche affascinante, una terra che è da vedere, che è da visitare anche se in questo momento, come sappiamo, per le circostanze internazionali non si può più viaggiare, ma segnatevela nel vostro ricordo, segnatevela anche per queste immagini che vedete nel vostro cuore. Ecco, come dicevamo, vediamo se riusciamo. Ecco, questa è la capitale, che ancora tale ufficialmente non è, è stata per molto tempo la capitale del Regno di Scozia, Edimburgo. Questo è il castello di Edimburgo, e vedete sulla sinistra del vostro schermo sventolare sotto il castello la bandiera della Scozia, che ovviamente non è la bandiera del Regno Unito, ma la bandiera della Gran Bretagna, è un'antichissima bandiera detta bandiera di Sant'Andrea, perché appunto è una croce di Sant'Andrea. Poi appunto andremo a raccontare, vedete, questo è il castello di Edimburgo che domina questa città, che è di 500.000 abitanti, che è il capoluogo amministrativo, ma che ambisce a diventare la capitale vera e propria. L'origine
degli scozzesi. Ecco, la Scozia fa parte anche di quell'antico mondo celtico che aveva occupato buona parte dell'Europa occidentale. Appunto, antichi celti, spesso magari un certo così anche di, come vedete, ci sono immagini di antichi guerrieri con i loro costumi, vedete sulla sinistra colui che porta quel vessillo col cinghiale, che era un animale sacro per i Celti. I Celti identificavano le classi sociali anche con alcuni animali, per esempio l'animale totemico della classe sacerdotale era il cinghiale, mentre l'animale totemico dei guerrieri, del ceto dei guerrieri era l'orso. Quindi l'orso simbolo dei guerrieri, il cinghiale simbolo invece di quello che era il potere religioso pre-cristiano. Mi fa molto piacere, come dire, di questo simbolismo dell'orso. Voi dovete sapere che sentite il mio accento chiaramente lombardo, però da parte materna sono originario della Val di Nonno, quindi capite anche perché mi piace questa connessione tra gli orsi e i Celti. Allora, i Celti, questa è l'origine dei Celti, vedete. La zona praticamente di partenza dei Celti, che ebbero una grande migrazione, corrisponde all'incirca con l'attuale Boemia, quindi una parte della Repubblica Ceca. Vedete appunto i Celti Boi, che danno proprio il nome alla Boemia. Questi sono i primi Celti di cui si è avuta notizia, di cui ci sono testimonianze archeologiche. Questi Celti poi lentamente migrarono sempre più verso ovest e vedete appunto la migrazione li portò anche nella penisola italiana, gli Insubri, che appunto l'attuale Lombardia era l'Insubria appunto popolata da questi Celti. Poi vedete appunto i Reti, che sono appunto antenati dei Trentini, dei Tirolesi. Altre popolazioni, ecco, ci fu questa migrazione lunga verso occidente, sempre più verso ovest, per arrivare poi anche nella penisola iberica, la Galizia, tant'è che appunto Celti o Galli danno il nome alla Galizia, che è la regione all'estremo ovest della penisola iberica, che si affaccia appunto sull'oceano. Erano appunto Celti anche oggi. Hanno una lingua diversa dallo spagnolo, usano la cornamusa come strumento. E poi i Celti migrarono nelle isole britanniche, appunto vennero chiamati Britanni, in quella che è l'attuale Inghilterra, in Irlanda vennero chiamati Scoti. Tra l'altro, appunto, come dire, ci fu poi una migrazione dalla terra degli Scoti, d'Irlanda, alla vicinissima Scozia, vedete come sono vicine, e appunto furono in fondo questi Scoti, cioè gli irlandesi, a dare il nome di Scozia a quella terra che i romani avevano chiamato Caledonia e che era abitata anche da popolazioni pre-celtiche dette Pitti, cioè che i romani chiamavano Pitti da dipinti, perché si dipingevano i guerrieri per sembrare più feroci di blu, generalmente. Ecco, tra l'altro, Irlanda e Scozia furono tra le pochissime terre mai toccate dall'impero romano. I romani si fermarono prima su quella linea che vedete appunto, che divide i Britanni dai Pitti, e che fu costruita dai romani, che si chiamava Vallo di Adriano, e poi Vallo, successivamente un successivo Vallo di Antonino, una specie di grande muraglia che divideva, che i romani vogliono per dividere la terra su cui si erano insediati vittoriosamente, la Britannia, da quella Scozia invitta che stava appunto a nord. Quindi Scozia, come l'Irlanda, esponente di una cultura celtica che durò molto, proprio perché non venne
invasano, queste terre non vengono invase, non vengono occupate dai romani, dall'impero romano, non vengono romanizzato, e quindi anche per questo abbiamo una testimonianza dalla loro storia più lunga, che ci racconta che cos'erano queste terre anticamente, che cos'era appunto la civiltà celtica. I Celti antichi, prima dell'avvento del cristianesimo, portato appunto da San Patrizio in Irlanda, adoravano divinità che erano anche conosciute nell'Europa continentale, quindi nell'Europa celtica, come questa divinità chiamata Cernunnos, presente in tutto il mondo celtico, gallico e continentale. Avevano delle leggende interessantissime. Questo è Cuchulainn, uno dei più grandi eroi della mitologia celtica di Scozia e Irlanda, proprio tra Scozia e Irlanda, che si svolgono le sue gesta, questo guerriero, questa specie di Ercole del mondo celtico. Questi Celti che vivevano in quei villaggi, come avete prima, come avete visto prima, con quelle capanne dalla forma circolare, rotonda, oppure vivevano anche in castelli. Questo è un castello, sono le rovine di un castello nell'isola di Skye, un'isola posta appunto a occidente, sulla costa occidentale della Scozia. Questo è un castello che ha ormai questi pochi resti, però hanno secoli e secoli di storia. Questo era il castello dove si rifugiava in Scozia, appunto, quell'eroe che vi ho mostrato prima, Cuchulainn. E quindi qua, secondo la leggenda, questo castello venne addestrato all'uso delle armi da una regina, una regina donna, una donna guerriera. Ecco, allora, dicevamo prima, una cosa curiosa, Scozia prende il nome da Scoti. Ma questi Scoti appunto erano irlandesi, erano i Celti che abitavano l'Irlanda. Abitavano specialmente la parte settentrionale dell'Irlanda. A un certo punto, intorno al IV-V secolo, ci fu uno spostamento di popolazione. Ecco, Scoti, tra l'altro, voleva dire i razziatori. Era una specie di soprannome, vedete, venivano da quella parte dell'Irlanda del nord, così vicina alla Scozia, così vicina alle isole, dove vedete queste numerose isole, sono questo arcipelago che è chiamato Ebridi, Ebridi interne ed Ebridi esterne, no? E quindi dall'Irlanda del nord, questi razziatori, questi Scoti, si spostarono a Oriente, si spostarono in quelle terre poco abitate, peraltro, scarsamente abitate, che erano le terre di quel territorio che da loro poi prese il nome Scozia, cioè Scotland, degli Scoti. Gli Scoti, c'è un altro termine che indica gli abitanti antichi dell'Irlanda e della Scozia, Gaeli. Gaeli è una parola che indica appunto gli antichi Celti. Perché? Perché in quelle terre non c'erano solo i Celti, c'erano anche appunto i Pitti nel nord della Scozia, poi arrivarono anche i Vichinghi, ma il ceppo etnico più importante e anche prevalente della Scozia e dell'Irlanda erano appunto queste tribù celtiche chiamate Gaeli. Ecco, quindi quando si parla anche di lingua gaelica, si intende l'antica lingua originaria della Scozia e dell'Irlanda, perché l'inglese è una lingua che è stata poi imposta dai colonizzatori. È una lingua che gli inglesi cercarono in tutti i modi anche di sradicare. E devo dirvi che, ahimè, purtroppo oggi, sia in Irlanda che in Scozia, coloro che parlano l'antica lingua, la lingua madre di queste terre, sono una piccola minoranza ormai l'inglese. E poi, soprattutto negli ultimi anni, anche con la globalizzazione, eccetera, l'inglese ormai è quasi la terza o seconda lingua da noi, figuriamoci in un paese come Scozia e Irlanda. Quindi i Gaeli, ecco quest'altro termine che mi
parlare anche di israeli. Adesso mi do anche un esempio di questa lingua. Questa immagine ci rappresenta uno dei grandi re, Fergus MacEarthur. Ecco, molti nomi scozzesi sono i nomi in Mac, e magari qualcuno di voi si sarà chiesto cosa vuol dire MacDonald, MacKenzie, MacGregor e così via. Mac vuol dire figlio, figlio di. Quindi MacDonald vuol dire figlio di donna, cioè sono i discendenti, il nome di una famiglia, quindi non è semplicemente un cognome come tanti altri. Sono cognomi antichissimi, molto spesso appunto. Era un mitico fondatore che dava il nome a, quindi magari un grande guerriero, un grande capo del clan che dava il nome a coloro che discendevano poi da lui, quindi MacDonald arrivava da questo mitico capo, che si chiamava Donald, MacKenzie da un Kenneth, MacGregor da un Gregor e così via. Tra l'altro, appunto, anche dal nome Fergus sono derivati dei MacFergus, che poi sono stati però anglicizzati. I nomi scozzesi hanno subito anche un tentativo che qua di anglicizzazione, una colonizzazione culturale, per cui non troviamo tanti MacFergus, ma troviamo Ferguson, come sappiamo, un nome scozzese molto, molto comune. Ecco, vedete, questo è uno di questi grandi re dell'antichità, Fergus. E questa è la lingua gaelica, adesso vi faccio sentire questo passaggio, lo vedete scritto, ma pronunciato è Slichnam fer nachli grob kerbach, tana shosh orri ferga, arrichli ar alban otvus. Ecco, questa lingua, vedete, con questa ispirazione, una lingua molto particolare, una lingua anche molto, molto affascinante. Perché vi ho ricordato questa frase? Perché c'è anche il nome della Scozia antica, come ho detto, Scotland, terra degli Scotti, ma come gli autoctoni chiamavano la loro terra? La chiamavano Alba, quindi o a volte anche anglicizzata Alban. Alba, che vuol dire tra l'altro le terre alte. C'è dentro anche una radice che ricorda un po' anche la nostra parola Alpi, anzi Alba, Scozia, si dovrebbe in realtà pronunciare in gaelico con una B molto simile a una P, quasi Alpa. Per cui vedete anche qua il nome Alpi è un nome celtico, quindi è accostabile al nome gaelico della Scozia antica, Alba. E infatti, come dire, c'è uno slogan, no? Degli scozzesi, degli indipendentisti scozzesi, che amano molto, che c'è anche, se avete presente, il film Braveheart, il film che racconta la figura di William Wallace. William Wallace fu una sorta di Andrea Soffer, scozzese, che appunto si batté contro gli invasori inglesi, cercò. Lui non era un nobile, anzi, i nobili erano molto spesso comprati dai soldi inglesi, dall'oro inglese. Lui invece era un piccolo proprietario, un uomo che amava profondamente la sua patria e che aveva dato questo grido di guerra che poi ha attraversato i secoli e è arrivato fino ora. Alba Rubra, che vuol dire Scozia per sempre. Se vedete, se ricordate, se avete il DVD, vedete appunto quando c'è la prima grande battaglia con cui William Wallace sfida gli inglesi, appunto prima di scendere in battaglia, lancia questo grido Alba Rubra, cioè Scozia per sempre. Ecco, questa era ancora, vediamo delle immagini questa terra veramente così affascinante. Questa era una delle prime capitali di questi piccoli regni, ancora deboli, ancora fragili. Si parla a questo punto di VII, VIII secolo. La Scozia non era ancora definitivamente nata. Questa era la sede di una di queste piccole
capitani di una bella città di Re. Vedete ancora qua, raffigurata in questo uno degli affascinanti resti archeologici, ancora una volta l'immagine del cinghiale, l'animale totemico, l'animale simbolico della classe religiosa. Un'altra cosa che caratterizzava, perché qua naturalmente molti di voi conoscono la Scozia, magari l'avranno anche vista, conoscono alcune caratteristiche che spesso sono così anche un po' ad uso dei turisti, no? Quindi le sciarpe, non so se vedete, ma io stesso ho al collo questa sciarpa con i colori, poi vi spiegherò quali, della famiglia reale di Scozia. I vari clan, le varie famiglie, perché appunto il tessuto sociale di questa società arcaica, scozzese, irlandese, gaelica, potremmo dire, erano appunto le famiglie. Famiglie erano appunto i discendenti di alcuni fondatori, appunto, come dicevo prima, il McDonald, il McNab e così via. E quindi la struttura fondamentale, l'ossatura della società arcaica scozzese era la famiglia. E le famiglie si distinguevano sia per il nome che per il cognome, ma poi anche, ad esempio, ognuna aveva un proprio tartan. Tartan è questo tipo di tessuto con questi intrecci che viene usato, per esempio, per i kilt, i celebri gonnellini scozzesi, perché qua hanno un'origine antichissima, erano in fondo come una sorta di tunica, era quello che rimaneva. Le antiche vesti dei guerrieri celti, infatti a tunica, il kilt è poi quello che è stata l'evoluzione, quindi non è una stranezza, no? Molti ridono quando vanno in Scozia, diciamo, qui, paese dove gli uomini portano le gonne. In realtà è un costume antichissimo e ogni clan aveva una propria, come dire, intreccio, poteva essere a base verde, a base rossa, eccetera. Quindi questo era anche il modo con cui si identificavano i vari clan. Ecco, i clan erano appunto questo sistema sociale, ma spesso i clan erano anche divisi, si trovavano a essere l'uno contro l'altro. Questo costituiva anche un elemento di debolezza, la divisione. È sempre un elemento di debolezza che un potere forte, magari appunto un potere centralizzato, un potere avido, sfrutta, e quindi gli inglesi sfruttavano anche queste divisioni tra i vari clan. Ma un grande elemento anche di coesione tra i vari clan fu dato dall'evangelizzazione. La Scozia viene evangelizzata qua alla fine del IV secolo, arriva il cristianesimo, ha degli inizi un po' timidi, poi verrà, come dire, irrobustito da monaci missionari gaelici, cioè irlandesi, copti anche potremmo dire, che dopo l'evangelizzazione dell'Irlanda, l'Irlanda viene evangelizzata da una grande figura, un grandissimo santo, taumaturgo, come San Patrizio, che appunto fa diventare l'isola fino allora pagana, cristiana, e dà all'Irlanda anche un simbolo che è quello del trifoglio, e poi, come dire, dà un'immagine di cristianesimo anche non solo come una religione di sconfitta di un Dio crocifisso, ma anche di un Dio risorto. La croce celtica, la Celtic Cross, che vedete qui raffigurata, è un esemplare antichissimo, che è su un'isola della Scozia, l'isola di Iona, e queste croci tipiche hanno un cerchio intorno alla croce, cioè praticamente raffigurano la croce, la passione, la morte di Cristo che vince il mondo, il cerchio è il mondo, quindi la croce che vince il mondo. E quindi certo, è un Dio crocifisso, è un Dio morto, ma è anche un Dio risorto. E quindi per delle popolazioni fiere, guerriere, questa immagine di una fede appunto che in un Dio morto e risorto, capace di vincere un nemico spaventoso come la morte, ebbe una grande forza anche simbolica. Per cui appunto le troviamo queste croci cerchiate in Scozia e in Irlanda, tipicamente. Ecco, colui che
portò proprio in Scozia il cristianesimo. Ecco, una strana cosa, perché San Patrizio, l'evangelizzatore dell'Irlanda, arrivava in realtà dalla Britannia e forse addirittura dalla Scozia, mentre poi la Scozia viene evangelizzata, rivangelizzata da tutti gli inizi, da questo santo che si chiama Columba, e che era appunto un irlandese che poi però andò in Scozia, nelle isole scozzesi, e rivangelizzò potentemente. Infatti c'è proprio anche questo antico antifonario che parla di lui, Columba, e dice: O Columba, speranza degli Scoti, per mezzo dei tuoi meriti facci diventare compagni degli angeli beati. Ecco, Columba fu un santo talmente importante che poi da lui, come dire, prese il nome un suo, diciamo, discepolo di nome Colombano. E qua forse qualcuno questo nome ce l'ha presente, perché Colombano, santo appunto irlandese, missionario per l'Europa, portò nel VI secolo il cristianesimo, cioè lo riportò, lo rinvigorì per tutta l'Europa, attraversò mezza Europa, la sua strada era quella del pellegrino che doveva andare a Roma, e ha lasciato anche molti luoghi di culto, addirittura dei discepoli, per esempio sulle Alpi, San Gallo. Questa città in Svizzera prende il nome da un suo discepolo, che si chiamava Gallo, che lui lasciò indietro, lasciò lì a fare l'eremita, poi a costruire un villaggio, un monastero, una città che prese il nome da lui. Visto che stiamo parlando soprattutto appunto da amici del Cipirolo, penso che molti di voi conoscano anche quel santuario di San Cano, che è presso Rovereto, abbarbicato su una montagna, veramente, adesso mi sfugge esattamente il nome, non so se te lo ricordi tu, Enzo. Hai il microfono È qui. San Calobano proprio, San Colombano, Sì, mi presto. subito fuori Rovereto per andare verso Vicenza. Esatto, sì, perfetto. È lì, questo santuario impressionante, proprio posto Si è detto, sì, in una incavatura della roccia hanno fatto il santuario, hanno fatto questa casa per l'eremita. Esatto, e evidentemente il culto di questo santo che proveniva appunto da questo santo gaelico, e veramente era diffuso dappertutto, anche nelle nostre terre, quindi molto bello questo fatto che così ci lega a questi personaggi del passato. Ecco, questa è Iona, che è stata poi la principale costruzione monastica, la fondazione monastica di San Columba, in questa isoletta, che è un luogo straordinario, dove sono vietate le macchine. Quindi quando voi arrivate su questa isoletta si può girare solo a piedi in bicicletta in un silenzio straordinario. Ecco, arriviamo alla nascita della Scozia. Quindi questi piccoli regni legati appunto a varie tribù vengono poi unificate da un grande re. Finalmente nasce una figura, un sovrano con anche il carisma necessario per unire tutti. Ed era questo re di nome Kenneth MacAlpin. Kenneth è un nome scozzese molto diffuso, da lui deriva il nome Mackenzie. Lui invece era MacAlpin, cioè potremmo anche dire figlio di uno scozzese, perché Alpin da Alpa, e quindi era un cognome che fondamentalmente significava figlio della Scozia. Quindi chi meglio di uno che portava un nome del genere poteva essere l'uomo, il guerriero che riesce a portare a termine il processo di unificazione. Quindi siamo alla fine del IX secolo, nasce finalmente il regno di Scozia. Una cosa interessante che sta quasi tra fede e magia, eccetera, era questa: la pietra del destino. In gaelico, poi, il re doveva salire su questa pietra. E se la pietra cantava, emetteva un canto praticamente, voleva dire che quell'uomo era l'uomo giusto, era il predestinato per essere re. Quindi
Questo si trova ancora oggi. Questa è una riproduzione là dove era, nel castello di Scone, l'originale conservata a Edimburgo, nel castello di Edimburgo. Ma ve la faccio vedere perché ha anche un suo valore, un suo significato nella storia dell'indipendentismo attuale. Potrà sembrare strano, stiamo parlando di antiche leggende, ma anche nell'indipendentismo attuale, questa antica pietra su cui appunto saliva l'uomo che voleva essere riconosciuto come re, aveva il suo valore. Appunto, i clan, vi dicevo prima, ecco, vedete questi clan, famiglia, ecco, purtroppo spesso in lotta con loro, vedete qua raffigurata anche la cornamusa, che è lo strumento tipico della Scozia, è lo strumento usato ancora oggi, uno strumento antichissimo, musicale, con cui si eseguono brani fieri, brani che fanno ballare, brani che fanno andare con coraggio all'attacco in battaglia, o anche brani tristi, malinconici, ecco, molto molto bello, vi invito davvero ad ascoltare le cornamuse. Ecco, la Scozia, come dire, al sorgere di questo regno, e alle battaglie che i clan dovettero combattere per unificare la Scozia, sono legati anche alcuni simboli, che sono ancora oggi simboli della Scozia. Il cardo, che per esempio è sulle maglie della nazionale di calcio, di rugby, ma la vedete anche molto spesso in giro per la Scozia, il cardo è un fiore, ma è un fiore molto particolare, non è un fiore profumato, non è un fiore, spinoso, è un fiore dal gambo rigido, però rappresenta proprio la volontà di libertà, di indipendenza, di non essere piegato. Nemmeno il vento delle brughiere della Scozia riesce a piegare il cardo. E poi, appunto, il cardo è legato anche a una leggenda che vuole che la vigilia di una battaglia, appunto di una delle varie battaglie per la libertà della Scozia, l'esercito scozzese era schierato nel proprio accampamento, a poche centinaia di metri, l'accampamento nemico. Durante la notte i nemici volevano fare un'incursione, volevano assaltare di nascosto, mentre dormivano ancora gli scozzesi, volevano appunto assaltarli così. Per cui si sfilano i calzari per camminare più anche in maniera silenziosa, non far rumore, ma appunto il capo dei nemici in testa mette il piede su un cardo, grida dal dolore, l'accampamento scozzese si sveglia e quindi vuole la leggenda che grazie anche al cardo fosse ribaltato l'esito della battaglia. E questa invece è la croce, la bandiera scozzese. Questa è la bandiera della Scozia, che è, vedete, una croce a X, cioè la croce di Sant'Andrea. Sant'Andrea è il patrono della Scozia. E anche qua vuole un'altra di queste belle, affascinanti leggende che prima di una battaglia decisiva, contro ancora una volta gli invasori venuti dall'Inghilterra, gli uomini, i guerrieri scozzesi pregassero il loro patrono, Sant'Andrea, di aiutarli in battaglia, e a un certo punto si vide apparire sul cielo blu di Scozia una grande, immensa croce a X, la croce di Sant'Andrea. Questo venne visto come un segno favorevole, premonitore, che il santo era dalla parte degli scozzesi. La battaglia fu vinta e quello che avevano visto nel cielo, cioè questa immagine, il cielo di Scozia con la croce di Sant'Andrea, è ancora oggi la bandiera, naturalmente non ufficiale, ma sventola sui tetti, sulle case di molte abitazioni, di molti luoghi della Scozia, quindi il cardo e la croce. Vedete, questa è un'immagine particolare di Sant'Andrea, sentendo, lo vedete appunto bardato come se fosse uno scozzese. Vedete, è il pescatore di Galilea, il fratello di San Pietro, porta i pesci, però ecco, tra l'altro il culto di Sant'Andrea in Scozia è legato proprio al fatto che sembra che le reliquie di Sant'Andrea fossero state portate via dalla Palestina, dalla Terra Santa, avessero girato un po' per Europa e poi un giorno avessero fatto un naufragio
sulle coste della costa, e quindi lì vennero poi tumulate, e quindi si venerava lì le reliquie di Sant'Andrea. E qui lo vedete appunto con la croce a X, che è la croce del suo martirio, fu martirizzato con questa croce particolare a Roma, e lo vedete, come dire, avvolto in un tartan, in un manto, quindi con dei colori scozzesi, come se fosse realmente scozzese. Ecco, vedete, i simboli sono ancora oggi importanti. Qua siamo, questa è una foto scattata da Gesù Cristo nel castello di Edimburgo. Questa è l'antica corona del re di Scozia, che non ci sono più da 300 anni, non è più un regno indipendente. Questo pietrone che vedete lì, quella è l'originale della pietra del destino, la pietra su cui venivano incoronati i re di Scozia antichi. Perché vi dicevo è così importante, è lì sotto vetro, vedete qui un po' l'immagine che ha riflesso, ma pensate che questa pietra appunto venne portata via dalla Scozia ai tempi delle guerre d'indipendenza combattute proprio da William Wallace, eccetera. Venne portata via dagli inglesi e venne portata nella cattedrale di Westminster, nell'abbazia di Westminster, sotto il trono del re d'Inghilterra. E quindi come se poi gli inglesi per secoli, i re inglesi si fossero fatti incoronare sopra questa pietra. Allora, questa pietra gli scozzesi l'hanno chiesta per secoli, non l'hanno mai avuta indietro. Negli anni 50 un gruppo di ragazzi di un movimento indipendentista cercò addirittura di rubarla, cioè o meglio la rubò, riuscì a penetrare nell'abbazia di Westminster, la rubò. Scotland Yard, la polizia inglese fece una caccia per verificarla, dopo pochi giorni la ritrovarono. La ritrovarono in un luogo di cui poi parlerò tra poco, perché è un altro luogo simbolico dell'indipendenza della Scozia. Però vedete, possono sembrare cose legate a leggende, miti, eccetera, invece vedete quanto sono anche importanti nell'identità, nella costruzione dell'identità di una nazione. Ed eccoci appunto a parlare di queste guerre che si erano combattute alla fine del 200, perché appunto dopo l'unificazione operata da Kenneth MacAlpin, la Scozia vive quindi la sua indipendenza, vive i secoli di libertà. Poi cosa succede però? Era un regno, quindi dipendeva molto anche dalla situazione dinastica. Verso la fine del XIII secolo, a un certo punto, il re di Scozia, l'ultimo discendente dei MacAlpin, muore e non lascia eredi diretti. Cosa succede allora? Torna ancora una volta la divisione tra i clan. C'è chi vorrebbe diventare il re di Scozia, c'è chi vanta parentele con l'ultimo sovrano, eccetera, eccetera. In questa situazione un po' di caos, cosa succede? Si fa avanti il re d'Inghilterra e dice: vengo io a mettere fine alle diatribe tra di voi, e faccio io il re, e mi prendo la Scozia, e me la conquisto, e l'annetto all'Inghilterra. E quindi viene, dapprima c'è una blanda reazione, ma appunto i capi, i nobili, l'aristocrazia è divisa, e quindi il re d'Inghilterra, là dove non arriva con le armi, arriva anche con la corruzione, con i soldi, e si compra il favore dei nobili. Ma poi viene fuori dal popolo del vero, come vi dicevo prima, una sorta di Andrea Sofra scozzese, quest'uomo William Wallace, che solleva il popolo, che gli dice: non possiamo rinunciare alla nostra libertà, ma stiamo scherzando, non possiamo vivere da schiavi in casa nostra, di un potere venuto da fuori, che non parla la nostra lingua, che non ha i nostri usi, costumi. Noi non siamo inglesi, siamo scozzesi e dobbiamo batterci per la nostra libertà. Ecco, inizia così la guerriglia, guardate questa bellissima frase di William Wallace, che appunto fu trucidato dagli inglesi, fu tradito peraltro anche dalla scozzese, scozzese che lo vendette agli inglesi. Gli inglesi lo portarono a Londra, lo uccisero barbaramente, lo impiccarono, lo subentrarono e poi dispersero perfino i suoi resti, perché
non ci fosse una tomba dove andare a pregare, dove andare anche a ricordare questo martire. Ecco, leggete questa frase. Every man dies, not every man really lies. Cioè vuol dire tutti gli uomini muoiono, ma non tutti gli uomini vivono veramente. E quindi lui invitò i suoi connazionali, i suoi fratelli scozzesi a battersi, a vivere, perché tutti moriamo, ma prima di morire dobbiamo anche vivere, e quindi bisogna vivere veramente. E lui quindi fu colui che sollevò il tetto, che lo portò in battaglia, che lo portò di vittoria in vittoria. Poi, appunto, fu tradito. Ecco, esattamente, la sua fine ricorda anche, appunto, ancora una volta lo voglio accostare all'amato Andrea Sofer, tradito da un concittadino, da un compaesano, tradito e consegnato agli inglesi, e appunto martirizzato, come vi ho detto. E la Scozia, dopo la sua morte, quindi tornò a stare sotto il controllo inglese. Ma c'era almeno uno tra i nobili che, colpito anche dall'esempio di Walla, decise di prenderne l'eredità. Era questo nobile, Robert Bruce, che, come dire, fece, completò l'opera iniziata da Walla. Walla, un uomo del popolo, Bruce un aristocratico, cioè appartenente a quella classe che si era venduta, ma lui sente fortemente l'amore per la sua terra, l'amore per la Scozia. E allora riprende la battaglia, durano gli scontri, come dire, la guerriglia dura per anni, poi finalmente nel 1314 la vittoria finale. E anche qua guardate, 1314. Prima dicevamo all'inizio, il referendum, quello che voleva ridare la libertà alla Scozia, fu celebrato nel 2014, quindi 700 anni dopo quella grande vittoria, la vittoria finale di Robert Bruce, in una grande battaglia combattuta in una località vicino alla città di Stirling, che si chiama Bannockburn. Quindi il movimento indipendentista, perché che sa che non bastano solo, cioè sono giuste le richieste di tipo economico, perché una Scozia indipendente sarebbe sicuramente anche economicamente più prospera di una Scozia dissanguata da tasse e da, come dire, sfruttamento dei beni scozzesi, di cui poco rimane in Scozia, tutto va a Londra, e quindi certamente ci sono motivi economici per portare avanti la richiesta di indipendenza, ma anche ragioni identitarie, no? Che sono profonde, che sono importanti. Quindi il referendum venne fatto nel 2014 proprio per questo, erano 700 anni da quell'evento, dalla conquista definitiva della libertà. Ecco, quindi questo fu Bruce. E veniamo adesso a un'altra celebrazione importante. La vittoria di Bruce aveva assicurato la libertà, l'indipendenza. Però, passati 6 anni, solo 6 anni, gli inglesi pensavano nuovamente ad un nuovo tentativo di invasione, di occupazione. Allora, a quel punto lì, di fronte magari a una prospettiva di una nuova guerra, di nuove lacrime, di nuovo sangue, tutti i capi, famiglia della Scozia, capi clan, si ritrovarono in un'abbazia benedettina, l'abbazia di Arbroath. Queste sono le rovine di Arbroath. E lì, il 6 aprile del 1320, fecero un giuramento, fecero una dichiarazione, scrissero una lettera al Papa, che era in quel momento ovviamente la più alta autorità morale del mondo cristiano, dell'Europa. E scrissero dicendo: per favore, ti preghiamo, Santità, renditi garante dei nostri diritti di fronte agli inglesi. Noi ci siamo guadagnati la nostra libertà, la nostra indipendenza, ma questi vogliono ancora tornare, vogliono ancora muoverci guerra. Che cosa gli facciamo di male noi a questi inglesi? Perché vogliono tornare qui ancora a casa nostra? Per cui ti preghiamo, renditi garante, difendi i nostri diritti. Ecco,
Quando la Bitcoin necessaria mi ha chiesto una data per fare questa serata sulla scorta, io ho scelto quella più vicina possibile al 6 aprile, perché appunto il 6 aprile è la ricorrenza di questa dichiarazione di Arbroath. E tra l'altro l'anno scorso avrebbe dovuto esserci una grande manifestazione, perché l'anno scorso, 2020, anche lì erano 700 anni da quella dichiarazione, fu fatta, fu scritta, fu redatta il 6 aprile 1320. Io ero già pronto a partire l'anno scorso per andare lì, per andare a queste celebrazioni che avrebbero dovuto essere un grande momento indipendentista, ma il Covid fermò tutto. L'anno scorso si disse, lo Scottish National Party, se fa niente lo faremo l'anno 21. Purtroppo anche questo 6 aprile è passato invano senza poter ricordare quei 700 anni. Ecco, che cos'ha di straordinario questa dichiarazione di Arbroath? Guardate che dopo 700 anni è impressionante. Perché più di tante dichiarazioni dei diritti dell'uomo, dell'ONU, eccetera, qui c'è veramente scritto che cos'è la libertà. Questo è un passaggio della dichiarazione, in cui dice, vedete, in verità non è per la gloria, non per le ricchezze, non per gli onori che noi combattiamo, ma per la libertà, per quella cosa sola a cui nessun uomo retto rinuncerebbe. Anche a prezzo della vita stessa. Guardate, sono parole straordinarie che vi dicono che cosa conta veramente per un uomo, per un popolo. La libertà è un bene a cui non si può rinunciare, anche a prezzo della vita stessa. E poi un altro passaggio della dichiarazione che ho voluto riportare è questo. Perché appunto scrivono al Papa, no? E gli dice: possa piacervi di ammonire ed esortare il re degli inglesi affinché sia soddisfatto di ciò che possiede. Dal momento che l'Inghilterra un tempo era sufficiente per sotto più sovrani, appunto che l'Inghilterra era divisa in re, e lasci noi scozzesi in pace. Noi che viviamo in questa povera piccola Scozia, al di là della quale non vi sono più terre abitabili e che non desideriamo altro che ciò che è nostro. Come dire, quello che chiediamo è solo questo: lasciateci in pace. Lasciateci vivere in pace nella nostra terra. Una terra povera, piccola, ma è nostra. È quello che abbiamo, è quello che abbiamo di più caro. Appunto, questa Scozia, messa all'estremo nord della Scozia, dell'Europa, che loro lo sapevano, lo consapevano di quello che erano, questa terra fredda, cioè non era una terra fiorente, non era. Ma la nostra terra non desideriamo altro che ciò che è nostro. Ecco, queste parole dovrebbero essere, a mio avviso, davvero il manifesto di tutti gli autonomismi, di tutti gli indipendentismi. Perché questi grandi stati vogliono possedere anche terre che non sono loro, che siano soddisfatti di quello che hanno e lasciano noi nella nostra terra? Che si chiami Scozia, che si chiami Bretagna, che si chiami Sudtirolo, lasciateci la nostra terra. Ecco. Quindi questa è altra, poi vi dirò dove potete trovare anche tutta la dichiarazione di Arbroath, che è il mio libro, quindi permetto così di darvi anche questo piccolo suggerimento bibliografico, io l'ho tradotta interamente, l'ho messa in un libro, che poi vi farò vedere quando ci avviamo alla conclusione. Ecco, quello che accadde fu incredibile, perché il Papa fu molto colpito da questo e quindi chiese veramente, si fece il garante della richiesta degli scozzesi e disse, vabbè, disse l'inglese, lasciano stare, disse all'Inghilterra, lasciateli stare. E dichiarò la Scozia figlia speciale della Chiesa. Con questa protezione la Scozia poté avere la libertà, ancora per un bel po' di tempo. Fino a quando? Ecco, fino a quando vedete ancora questa bellissima immagine di una chiesa con questa croce, appunto la croce celtica, la croce col cerchio, eccetera. Quando ci fu il dramma della riforma. La riforma protestante fu l'occasione per il sovrano inglese Enrico VIII, quello che ruppe
dalla Chiesa, quello che si fece una Chiesa a sua immagine e somiglianza, la Chiesa anglicana, la Chiesa di Stato, e quindi non dovendo più nessuna obbedienza al Papa, alla Chiesa universale, a questo punto non era più legato a quella promessa, quindi a questo punto riprende la caccia all'occupazione dell'aspetto. Non riconosco più nessuna autorità internazionale, io vado a riprenderla. E così accadde. E così la Scozia venne nuovamente conquistata. Inizia un periodo di sangue, inizia un periodo anche di divisioni. Tra l'altro, gli inglesi cercarono anche di portare la riforma protestante in Scozia, ma furono respinti. Anche se a un certo punto, anche, come dire, anche per via di finanziamenti, sovvenzioni, eccetera, prese piede una riforma che tra l'altro non era quella che gli inglesi sospettavano, non era la riforma anglicana, ma era calvinista. Ebbe la meglio un predicatore calvinista di nome John Knox, e quindi la Scozia si spaccò tra cattolici, e i cattolici tra l'altro erano gli indipendentisti, mentre i protestanti erano quelli che volevano un legame con l'Inghilterra, con Londra. Chiaramente perché appunto l'Inghilterra è una terra protestante, disse quindi se noi, come dire, ci diventiamo parte di una nazione protestante sarà più facile portare avanti anche questa nostra riforma in Scozia. E invece la causa indipendentista rimase legata anche alla fede cattolica. Questo era un re, tra l'altro olandese, che cercò di portare appunto a compimento il sogno di conquista inglese, vedete l'invasione, vedete l'occupazione dei castelli, delle piazze forti, eccetera. Inizia anche una sorta di guerra civile tra scozzesi diventati protestanti, gli scozzesi rimasti cattolici e rimasti legati a quella che era la casa reale della Scozia. I Bruce erano estinti qualche secolo prima, ma al posto di Bruce, per via di matrimonio, erano diventati sovrani di Scozia gli Stuart. Ecco, vedete quando vi dicevo io ho al collo questa sciarpa che ha i colori appunto degli Stuart, questa casa reale che però venne cacciata, venne mandata via. Cosa accadde allora? Che però ancora una volta, dopo secoli, nacque una rivolta dal basso. Ecco, dicevo. Sotto il regno di questo re, che tra l'altro era nemmeno inglese, era olandese, perché appunto l'Inghilterra era priva di una sua dinastia, l'ultima sovrana inglese era stata Elisabetta I, che però non aveva avuto figli, ma si era sposata, e quindi teoricamente agli Stuart sarebbe spettato il diritto regnare anche sull'Inghilterra. Naturalmente, apro il cielo, non si vuole un cattolico sul regno né di Scozia né di Inghilterra. Viene chiamato un principe olandese, Guglielmo d'Orange, appunto, e gli viene affidato il regno d'Inghilterra. E sotto il suo regno, nel 1707, avviene una cosa incredibile. La Scozia viene, come dire, il Parlamento scozzese viene sciolto, o meglio, si autoscioglie. Un Parlamento corrotto, comprato dai soldi inglesi. Cioè i parlamentari corrotti e comprati votano una cosa assurda, l'autoscioglimento del proprio paese. Votano e rinunciano alla propria libertà. La Scozia viene, come dire, incorporata all'Inghilterra ed è lì che nasce anche con la bandiera l'Union Jack fatta dalla croce bianca, dalla croce rossa e il campo bianco, bandiera dell'Inghilterra e la bandiera scozzese. E nasce quella famosa bandiera che c'è ancora adesso. Però non tutti ci stanno. Ancora una volta c'è chi si ribella e sono i giacobiti. Ecco, vedete questo cappello con in testa che è quello che c'era nell'immagine dello scozzese attuale indipendentista nel locandino del nostro incontro di stasera. Giacobiti perché prendevano il nome dall'ultimo Stuart, il sovrano in esilio Giacomo. Quindi il latino Jacobus, quindi Jacobites, i Giacobiti erano appunto i sostenitori della causa di una Scozia indipendente sotto la guida degli Stuart. C'è una prima rivolta
nel 1715, ma viene schiacciata dall'esercito inglese, viene schiacciata nel sangue. Bisogna aspettare altri anni e arriva un altro, come dire, aspirante sovrano, una figura che ancora adesso è nelle leggende, nelle canzoni, il Bonnie Prince Charlie. Bonnie è una parola scozzese che vuol dire bello, il bel principe Charlie. Lui era nato in esilio, era nato a Roma, perché appunto gli Stuart cacciati erano andati in esilio, erano andati in esilio, appunto dinastia cattolica, in quel addirittura di Roma. Lui nasce a Roma, ma nel 1745, a soli 25 anni, decide di tentare un'impresa impossibile, liberare la sua terra. Quindi chiede, cerca aiuti internazionali che non arrivano né dalla Francia, né dalla Spagna, né da nessuno, ma non rinuncia, va, sbarca, alza la bandiera di Sant'Andrea e torna a dichiarare l'indipendenza della propria terra. Inizia un anno di sogno da prima, che poi diventa un incubo. Il principe dapprima passa di vittoria in vittoria, c'è anche un grande entusiasmo, lo seguono, quindi vedete anche queste immagini con il filtro, la stampa, eccetera, eccetera. Ma poi, purtroppo, e viene chiamato anche il re al di là del mare, perché veniva dall'esilio, dall'esilio di Roma. Si passa dapprima alle vittorie, poi per l'esercito inglese si riorganizza. Dopo un anno di controffensive, gli inglesi su questo campo di battaglia, che è una foto mia, in una località vicino a Inverness, una famosa cittadina sull'Loch Ness, gli inglesi infliggono agli scozzesi una sconfitta drammatica, drammatica. Drammatica perché non si ferma la battaglia, perché va avanti, perché viene praticata proprio una pulizia etnica, distruzione. Ecco, questo qua vedete proprio il Loch Ness, questa è una località del mostro, no? Del mostro che intanto qualcuno segnala. Ma invece, appunto, quella leggenda, invece la triste realtà è quella della distruzione dei luoghi, dei castelli, della stessa lingua. La lingua celtica, la lingua gaelica viene messa al bando. Se parlavi gaelico venivi arrestato. Viene messo al bando il costume, non si poteva più portare il filtro. Viene messo al bando la cornamusa. Quindi tutti i segni identitari devono essere estirpati. E anche la religione, il cattolicesimo viene messo fuori legge. E poi addirittura pulizia etnica, cioè quelli che continuavano a essere orgogliosamente scozzesi, indipendentisti, che parlavano la loro lingua, che usavano i loro costumi, vennero letteralmente presi e portati via, strappati alla terra, vennero messi su delle navi, a migliaia vennero deportati in America, nelle colonie inglesi, nel Canada e degli Stati Uniti. Quindi veramente la terra venne spogliata addirittura dei propri abitanti, portati via, deportati. E questo spiega anche perché ci sono molti americani o canadesi di origine scozzese. Ecco, fu proprio un terribile momento in cui la Scozia non era più un paese, non era più una nazione, era una semplice provincia dell'impero. Questo è il palazzo reale, questo è quello che era il palazzo reale degli Stuart, del re di Scozia, e che oggi invece è semplicemente una delle residenze della regina Elisabetta quando va appunto in Scozia. Ma questa non è la fine della storia di Scozia. Piano piano avviene una rinascita, una lenta e faticosa rinascita. Tutto quello, dicevo prima, l'anno della sconfitta di Culloden è il 1746. Tutto il resto del XVIII secolo, tutto l'Ottocento, è un lunghissimo periodo di oppressione, di spogliamento anche dei beni della Scozia. Ma nonostante tutto, l'idea di essere una nazione e non una semplice provincia dell'impero britannico sopravvive.
sopravvive nella cultura popolare, sopravvive in alcuni scrittori come Scott, Stevenson, che scrivono, che raccontano della Scozia antica e le sue imprese. Nel momento più tragico, ovviamente dalla perdita dell'indipendenza, uno proprio dei paladini, dei difensori, uno dei pochi che in Parlamento non si era venduto, che si chiamava Andrew, guarda caso, Andrea Fletcher, aveva scritto queste parole: sono le ballate più che le leggi a fare emozioni. Le ballate vuol dire la tradizione, vuol dire gli usi, i costumi, anche appunto proprio i canti popolari, le cornamuse. Piano piano questa cultura riemerse alla fine dell'Ottocento, andando anche al di là del folklore, no? Le spade, il kilt, tutto vero, certo. Ma poi nel corso dell'Ottocento, del Novecento, scusate, quindi pensate più di un secolo e mezzo di annientamento dell'identità scozzese, poi piano piano nel corso del Novecento la nascita di movimenti indipendentisti, con grandissima fatica, con degli inizi. Ma anche per molto tempo dei risultati elettorali scarsissimi, scarsissimi. La Scozia era anche penalizzata dal sistema elettorale britannico, che sapete, appunto, vede il paese diviso in collegi, chi vince in quel collegio, chi arriva primo in quel collegio, viene eletto, e quindi tutto questo ha favorito ovviamente sempre il bipartitismo, laburisti, conservatori, e quindi gli scozzesi riuscivano a mandare pochissimi rappresentanti in Parlamento, anche perché poi questi collegi uninominali, quasi sempre diceva, bastava arrivare primo, anche col 25%, poi 25, qualcosa di meno del secondo, poi ecco, quindi anche, magari il movimento indipendentista cresceva numericamente, arrivava anche a risultati più consistenti, ma in un sistema maggioritario non riusciva, o uninominale, a vincere, ad arrivare primo nei collegi dove vincevano i conservatori o i laburisti. È stato un cammino lungo, lungo e faticoso, che si è avvalso, come dicevo prima, anche della cultura. Nel 1996 esce il film su Braveheart, il film Braveheart, in cui si parlava appunto della lotta di William Wallace, della lotta poi di Robert Bruce, e quindi ecco, pensate che i militanti dello Scottish National Party andavano fuori dal cinema. Io penso che molti di voi l'avete visto questo film, quindi veramente è un film che veramente canta la gloria della Scozia, il desiderio di libertà, quell'alba gubrace, Scozia per sempre, che era l'invocazione e il grido di battaglia. Ecco, intelligentemente, in qualche modo, il movimento indipendentista cavalcò tutto questo. I militanti andavano fuori dal cinema, dando il volantino dove c'era scritto: vedi, quello che hai visto qua dentro nel cinema era, attenzione, era un ricordo del passato, di 700 anni fa. Ora c'è una battaglia da combattere. E quindi piano piano la ripresa di una consapevolezza di essere una nazione, di essere non solo una provincia. Poi, come dire, anche altri fattori, certamente, per esempio, a un certo punto la scoperta del petrolio a largo delle coste della Scozia. Petrolio i cui proventi vanno tutti al governo centrale britannico. Quindi del proprio petrolio la Scozia non vede una sterlina. E quindi allora, dalla fine degli anni 90, ci fu un'escalation, una grande risalita della Scozia, dell'indipendentismo. E a un certo punto Londra si vede quasi costretta a concedere un po' di autonomia. L'autonomia può essere sempre, è doverosa conquistarla, perché spesso è anche l'anteprima dell'indipendenza. Con Tony Blair, che tra l'altro aveva anche origini scozzesi, Tony Blair, sensibile appunto a quello che arrivava dalla Scozia, al grido
e gli scozzesi concede la possibilità nel 1998 di un Parlamento. E quindi Edimburgo torna ad avere un proprio Parlamento. Niente di che, cioè per noi potrebbe essere anche nulla, perché praticamente le competenze del Parlamento scozzese erano quelle che sono analoghe a quello che può essere in Italia un Parlamento regionale, un governo regionale, nulla di più. Quindi, però era già qualcosa, però era già un avere eleggere anche dei propri rappresentanti scozzesi in un proprio Parlamento. E così anche in questo Parlamento della Scozia il partito indipendentista comincia ad avere la maggioranza, prima relativa e poi adesso veramente quasi assoluta. Senza, come diceva giustamente Cestari all'inizio, venire a compromessi con nessuno. Nessun compromesso con partiti inglesi, considerati inglesi, il partito conservatore è un partito inglese, non ci interessa governare, fare un compromesso con un partito inglese. Il partito laburista è un partito inglese, ha sede a Londra, ha interessi britannici, non c'entra nulla con noi. Noi dobbiamo governare da soli, dobbiamo arrivare alla home rule, così la chiamavano, cioè il governo di casa, noi dobbiamo governarci. Quindi resistettero sempre gli indipendentisti dello Scottish National Party alle tentazioni che invece magari in altri paesi, in altre circostanze, qualche movimento indipendentista ha avuto di venire a compromessi con i partiti nazionalisti. Non funziona così, non ha funzionato, a questo ha voluto dire magari stare a lungo all'opposizione, ma alla fine ha pagato. E poi adesso come sta succedendo? Negli ultimi anni abbiamo visto to Brexit or not to Brexit. Allora, abbiamo visto però crescere negli ultimi anni accanto ad un movimento appunto indipendentista scozzese che viene però sconfitto, qualcuno dirà, però sono sconfitti nel 2014, è vero. Forse in quel momento, nel 2014, l'indipendentismo è stato magari un po' sentimentale, come vi dicevo. L'idea di dire lo facciamo nell'anno in cui celebriamo 700 anni dalla vittoria di Robert Bruce. E quindi diciamo alla gente, ce la siamo guadagnata 700 anni fa la libertà con le armi, adesso ce la riprendiamo col voto. Ma non ha funzionato così, perché comunque l'Inghilterra ha giocato veramente sporco, ha giocato anche con la paura, sapete bene quanta forza abbia la paura, impaurire la gente, ma toccano il portafoglio perché la propaganda unionista cosa diceva la gente? Ma siete sicuri che poi avrete dei vantaggi in questa vostra indipendenza? Economisti scozzesi assicuravano che proprio che il PIL, tutta una serie di cose di una Scozia indipendente sarebbero state assolutamente superiori a quella di una Scozia provincia dell'impero. E però, come dire, alla fine, l'abbiamo sentito fino all'inizio, 55%. Ma da dove viene fuori quel 55%? Viene fuori da gente che era stata impaurita, terrorizzata. E infatti, per capire come sono andate le cose, basta guardare il voto per fasce di età. L'età più giovane, fino ai 40 anni, votò 6 anni fa in gran parte per l'indipendenza. I giovani volevano l'indipendenza. Poi c'era una fascia di età tra i 35 e i 60 anni, i 65 anni, che era lì lì. Poi il voto del no, vedete appunto, yes con la bandiera scozzese, no con la bandiera inglese, il voto che ha fatto spostare, che ha determinato l'esito del referendum, è stato il voto degli anziani. Perché? Perché appunto bassamente il governo inglese disse agli anziani, cioè era una propaganda esistente, scusa, ma sei sicuro che il nuovo Stato indipendente ti pagherà la pensione, come te la paghiamo noi adesso? Noi adesso, lo sai, il governo inglese, il governo britannico ti paga la tua pensione e tu puoi stare tranquillo. Questo nuovo Stato sarà in grado di farlo. E poi l'altra cosa era questa. Se diventate indipendenti, da un giorno all'altro ve la scordate la sterlina.
noi non viviamo più la sterlina. Quindi o vi inventate una vostra moneta, ma sapete che la moneta deve corrispondere anche a beni in oggetto, oppure non so, entrate nell'euro con grandi risate e vi seguiamo. Tra l'altro, in quel momento il presidente a livello europeo era appunto uno spagnolo che guardava con paura, uno spagnolo conservatore che guardava con paura all'esito della scorsa, perché se avesse vinto l'indipendentismo scozzese, probabilmente per, come dire, conseguenza anche l'indipendentismo catalano avrebbe ripreso vigore, forse avrebbe chiesto un referendum anche in Catalogna. Per cui l'Europa non dava garanzie. Insomma, quindi il sottinteso era, caro anziano, tu che nel corso della tua vita ti sei messo da parte con le tue migliaia di sterline che c'è nella banca, eccetera, e dopo se non c'è più la sterlina che cosa varranno questi soldi? E quindi molte persone anziane andarono a votare no, no all'indipendenza, ma con le lacrime agli occhi. Cioè, sapendo che stavano, come dire, cioè, era gente che voleva l'indipendenza, ma con quella paura andarono a votare in questo modo. E così si è arrivati a quel 55%. Poi c'era stato tutto veramente un movimento anche internazionale, allora, tutti e due i partiti, vedete, appunto, sia laburisti che conservatori, si erano impegnati contro l'indipendenza. E anche, come dire, potenti alleati, gli americani, Obama, se era presidente degli Stati Uniti, aveva detto no, no all'indipendenza, vogliamo una forza parte del Regno Unito, perché fa comodo, perché tra l'altro ci sono anche basi americane in Scozia, li teniamo lì. E quindi tutto, l'unico grande leader internazionale che aveva appoggiato l'indipendenza della Scozia, sapete chi fu? Putin. Tra l'altro, in qualche modo la bandiera scozzese ricorda la bandiera della Marina Russa, che è una croce di Sant'Andrea, e quindi Putin aveva detto sì, appoggiamo questa causa. E infatti anche qua però è stata usata contro l'indipendentismo, perché vedete, chi è che vi appoggia? L'oligarca russo, discusso e discutibile, eccetera, bel amico, bel alleato che avete. E quindi la Scozia rimase completamente sola, isolata. Nessuno aiutò gli indipendentisti. Però andarono a questo referendum. E io credo che, nonostante tutto, quel voto ha un suo valore, è un punto di partenza per un eventuale prossimo referendum. E perché ci può essere anche un altro referendum? Appunto, perché nel frattempo c'è stata la Brexit. Perché, appunto, gli inglesi vogliono conservare tutta l'unità del Regno Unito, però, perché è cresciuto nel corso degli scorsi anni un movimento anti-europeo che ha chiesto e voluto l'uscita dall'Unione Europea. E allora a questo punto ha fatto un discorso, il leader del Partito Democratico ha fatto un discorso molto semplice. L'Inghilterra ha tutto il diritto di uscire dall'Europa, ma noi abbiamo tutto il diritto di rimanere invece in Europa e di uscire a nostra volta. Invece loro escono dall'Europa e noi usciamo dal Regno Unito. È un loro diritto questo, è un diritto anche il nostro. E allora, dal referendum sulla Brexit, il movimento indipendentista ha ripreso forza. A qualcuno potrà sembrare surreale, no? Ma questo fatto, il voto, per esempio, alla Brexit, come ha detto il voto della Brexit, la Scozia ha votato con una maggioranza anche molto ampia per stare in Europa. E uno potrà dire, ma come? Non vi rendete conto che cos'è l'Europa, che cos'è l'eurocrazia? Certo. Gli scozzesi se ne rendono perfettamente conto, ma in questo momento si alleerebbero anche col diavolo pur di avere l'indipendenza, e quindi il diavolo può essere l'Europa. Qui hanno detto: noi vogliamo stare in Europa e quindi usciamo dal Regno Unito e rimaniamo nell'Unione Europea. Anche qua però l'Europa non è che li ha aiutati molto, non è che gli ha molte speranze. E allora ancora una volta la Scozia deve trovare forza in se stessa, anche nella sua propria identità. Questa è un'immagine mia, insieme 2 anni fa all'arcivescovo di Glasgow, la diocesi, cioè ancora il mondo cattolico, tra l'altro, in Scozia è fortemente indipendentista. I cattolici votano per l'indipendenza, mentre appunto i protestanti sono rimasti ancora un po' più filo inglesi, eccetera.
Quindi la Scozia sta ritrovando la sua identità. Tra l'altro, questo appunto era un amico, l'arcivescovo di Glasgow, che purtroppo è morto 2 mesi fa. E vedete, l'arcivescovo di Glasgow ha in mano questo libro, è questo, di cui ho parlato questa sera. Se volete, se qualcuno è interessato a approfondire questi argomenti, questi temi della Scozia, questo è il mio libro, Il Cardo e la Croce. Quindi adesso vi è chiaro il perché di questo titolo. Scozia, una storia di fede e libertà, edito dalla casa editrice Fede e Cultura che è di Verona. Questa è la copertina del libro. Qual è il futuro della Scozia? È quello come dire, nuovo tentativo, sempre per vie legali, sempre per vie civili, sempre per vie politiche. Quindi, nonostante la sconfitta, il movimento indipendentista sta lavorando per un nuovo referendum, anche se appunto Cameron lo concesse. Oggi invece Boris Johnson non lo vuole neanche concedere. Perché non lo vuole concedere? Perché penso che abbia più paura, perché penso che adesso gli scozzesi siano meno anche, come dire, impauriti. Hanno visto anche una gestione diversa in questo ultimo anno della pandemia. In Scozia ci sono stati molti meno morti che in Inghilterra, perché le autorità sanitarie scozzesi hanno gestito in maniera diversa la pandemia. E quindi a questo punto la leader del partito indipendentista si può presentare alla gente dicendo: vedete che cosa vuol dire un sistema sanitario nostro, che non è il sistema sanitario inglese. Vedete quante vite abbiamo salvato, vedete quante cose possiamo fare. Vedete quanto diverso potrebbe essere il nostro paese se avesse l'indipendenza. Con l'autonomia siamo riusciti a fare questo, appunto a prendere decisioni diverse rispetto alla gestione del Covid, eccetera. L'abbiamo fatto con l'autonomia. Pensate che cosa si potrebbe fare con l'indipendenza. Quindi io credo che nel giro di poco tempo potremmo avere di nuovo un referendum, potremmo avere anche un nuovo tentativo e questa volta potrebbe andare bene. Chiudo con questa immagine che appunto, perché magari qualcuno di voi si sarà chiesto: ma perché questo Paolo Villisano ha così a cuore la Scozia? Perché avete sentito certamente dalle mie parole quanto io certamente sia legato alla Scozia, ci sono stato tante volte, alla sua causa, alla sua indipendenza. Perché questo affetto in uno che appunto è un lombardo, mezzo nonno, eccetera? Guarda, la risposta è in queste parole: I may not live in Scotland, but Scotland lives in me. Posso anche non vivere in Scozia, ma la Scozia vive in me. E vedete appunto: My heart will always be in Scotland. Il mio cuore sarà sempre in Scozia. Io davvero quando vado in Scozia, adesso purtroppo è dal 19 che non ci vado, per le circostanze, io quando arrivo in Scozia mi sento quasi a casa. Non mi sento un turista, mi sento qualcuno che nel corso degli anni, perché sono passati ormai tanti anni, la prima volta che andai in Scozia avevo 23 anni, era il 1982, ci andai e appunto sentii questa profonda sintonia con questa terra, con questo popolo, con la sua voglia di libertà e di indipendenza. Quindi posso anche non essere scozzese, e non lo sono, ma la Scozia è dentro di me, vive in me. E io spero che questa nostra serata, io spero veramente che vi abbia potuto far conoscere un po' di più la storia di questo paese, la sua cultura, le sue origini, le sue radici, perché appunto, come diceva un grande scrittore, peraltro inglese, Tolkien, le radici profonde non gelano. Nel corso di tutti questi secoli non sono gelate, nemmeno durante questo, il lungo periodo seguito alla sconfitta definitiva, quella che ho parlato di Calode. Non è mai morta, forse, ha sempre resistito nonostante tutto, contro tutto e contro tutti, e aspetta soltanto l'occasione giusta per riprendere quello che è proprio, la propria libertà, quella che appunto 700
600 anni fa e un anno e un giorno, appunto 6 aprile 1320, la libertà è quel bene a cui un uomo retto non può rinunciare. La dichiarazione di Arbroath, ecco appunto, la dichiarazione di Arbroath, tra l'altro, la trovate proprio tradotta integralmente da me nel mio libro Il Cardo e la Croce. Quindi vi ringrazio, spero di non avervi annoiato, sono stato forse molto lungo, però credo che valesse la pena conoscere questa bella, drammatica e commovente storia, la storia dello sport. Grazie. Grazie Paolo. Se qualcuno vuol fare una domanda, lo può fare o schiacciando sulla alza la mano e poi gli do la parola così può parlare, oppure scrivere in D&R che sono domande e risposte. Nel frattempo abbiamo sentito delle cose successe anche da noi. Cioè, i sistemi sono sempre uguali. Una domanda, un attimo solo. Allora, cercarlo. Carlo, se vuoi attivare il microfono, poi parlare. Ci sono? Sì, vai tranquillo. No, mi sono perso una cosa. Quella frase che è bellissima, nella quale tu, Paolo, hai chiuso l'intervento, forse me l'ho perso, forse non l'hai detto, di chi è? È la frase della dichiarazione di Arbroath, aspetta che adesso te la faccio, non so se hai seguito fin dall'inizio. Sì, ho seguito fin dall'inizio, sì. Ecco, e la frase da recupero, vediamo l'immagine, che adesso devo condividerla poi. Perché la vorrei tanto far mia. Allora, aspetta, Perché... vediamo un po', come faccio a rimetterla, vediamo un po', condividere lo schermo. Condividi, vediamo un po'. La vedete? Hai chiuso le slide. Allora, ecco, Ecco qua, è arrivata. ci siamo. In verità non è per la gloria, non per le ricchezze, non per gli onori che noi combattiamo, ma per la libertà, per quella sola, a cui nessun uomo retto rinuncerebbe. Anche a prezzo della vita stessa. Ecco, questa frase non è di un singolo, perché poi alla fine questi capi famiglia praticamente della Scozia riuniti in questa abbazia, che si chiama appunto Arbroath, oggi in rovina, perché purtroppo appunto è stata poi distrutta, quasi rasa al suolo dagli inglesi. Ma allora appunto era una bellissima abbazia veneziana, si radunano lì. Discutono, mettono giù questo giuramento, questa dichiarazione, e quindi è un'opera comunitaria, potremmo dire, non c'è un autore, è questa gente che insieme ha espresso veramente quello che aveva dentro nel cuore. Ecco, quindi questa frase. Va bene così, Carlo? Scusa, forse mi sono spiegato male, se mi sentite ancora. Sì. No, era riferito al discorso, potrò anche non vivere in Tirolo, ma il Tirolo vive in Ah, me. ho capito, ho È capito. l'ultima slide, È l'ultima. Ecco, l'ultima slide. Scusa, Paolo. infatti io condivido, cioè, e certo io amo anche la scuola, ma come dicevo io amo le mie radici anche appunto in Tirolo, nella Val di Non, che è appunto la paese. Esatto. Esatto, per cui posso, allora la completiamo, io posso anche non vivere in Trentino, in Tirolo, ma Certo. Tirolo vive in me, quindi se volete poi la rielaboro e Ma ci chi è che metto l'ha detta sta Aquila Nera e frase? Aquila Rossa al posto dei due leoni e vale la stessa cosa. Quindi assolutamente estendo dalla Scozia al Tirolo questa Sarebbe una frase. gran cosa se poi la mandi a Lenzo, la facciamo nostra. Perché Va bene, va bene. è veramente così, eh? È veramente così. Ma Grazie penso che Paolo. tu.
Vale veramente anche per quella che è, appunto, ripeto, abbiamo visto prima, ve l'ho raccontato, quella, proprio la pulizia etnica, il prendere la gente, caricarla sulle navi e portarla via. Diciamo che anche c'è stata anche una diaspora trentina, magari non così violenta, però magari anche conseguenza di forzature economiche. Poi c'è stato anche, sappiamo benissimo, deportazioni di trentini alla fine della prima guerra mondiale. Pagina dolorosissima, negata a livello italiano, ma lo sappiamo bene, la sorte di tanti trentini tirolesi deportati magari nel sud Italia alla fine della prima guerra mondiale per la propria fedeltà alla propria terra, alla propria storia, al proprio sovrano. E quindi ecco, c'è anche una diaspora trentina, io in fondo